Buongiorno. Siamo a una decisione importante. Intanto partiamo da Luke, il taglio della barba. Deriva da qualche scommessa, qualche superstizione per la gara? No. Oppure... No, è cambio di look. A volte lo faccio, no. Preferisco stare sempre un po' con un po' di barba. È mia immagine così e oggi vengo con un po' con meno. Con barba però con meno. Tutto tranquillo nel gruppo dopo il bel pareggio di Bologna, dove avete ripreso un po' di fiducia perché i risultati precedenti, le prestazioni non erano state positive. Ora c'è fiducia. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo preso un punto, poteva essere anche una vittoria, però come lei ha detto abbiamo tornato di Bologna con gran fiducia, una parte come quella sicuramente farà crescere la squadra, ci siamo allenati questa settimana bene. E aspettiamo al prossimo avversario con gran voglia e con gran intensità. Invece io volevo chiedere su queste, mi sembra 6 partite, se non sbaglio, 5-6 partite, sì, che sono tutte un po' avvicinate, accorpate, con il caldo che arriva, qual è insomma il programma che lo Spezia, c'è un programma speciale, questo davanti uguale, insomma, anche per affrontare questo. Penso che fisicamente non sarà problema nessuno perché la squadra sta arrivando questa ultima fase del campionato bene, fisicamente bene, quasi con tutti i giocatori alla disposizione, ragazzi che sono fuori o che domani saranno fuori potrebbero stare a disposizione già la prossima settimana, non sono cose grave e per quello possiamo guardare con gran fiducia, con gran ottimismo nel futuro. Sono fiducioso perché vedo squadra ogni giorno farlo bene anche nelle partite, come ha detto lei, forse non siamo stati, i risultati non sono stati ultimamente positivi, però le prestazioni come la de Bologna, come la de Pescara, come la de Crotone, in gran parte della partita è stato bene. Il tecnico del Trapani ha detto che lo Spezia, per quanto investito, non è nella posizione in cui poteva essere. Quanto pesa l'aspetto psicologico in questa fase? Insomma, mi sembra una frase chiaramente detta per cercare comunque di stuzzicare lo Spezia e forse di fargli perdere la pazienza e un po' di concentrazione. Ma non commento altre squadre, non parlo di altre squadre, mi sorprende una dichiarazione così. Forse lui potrebbe essere il prossimo allenatore di Spezia e così sarà. Lui puoi garantizzare la Serie A, se lui sa lo che si è investito, come si hanno fatte cose. A me mi sembra un poco non rispettuoso, però buono, accetto la critica, non mi piace criticare alle compagne della professione. Un gruppo giovane in questo momento è come il tuo, perché Alleni ha una marcia in più in queste fasi, oppure è uno di quei momenti in cui l'esperienza comunque fa comodo, quindi affidarsi a giocatori che hanno già vissuto queste situazioni può essere una scelta vincente? Sì, può essere importante in questa fase tenere giocatori esperti con l'esperienza nella rosa, però noi non possiamo fare la squadra più esperta dello che è. Affrontiamo domani un avversario che è abbastanza esperto, con tanti giocatori esperti. Sicuramente in questa situazione dove siamo uni altri potrebbero
non essere sorpresi con la partita e sapere come si fa la partita. Noi siamo come siamo, la squadra più giovane del campionato, la squadra che ha avuto tanti ostacoli in questa stagione, ma seguiamo credendo e seguiamo lottando per nostro obiettivo. Penso che anche i ragazzi giovani, giocatori giovani, hanno preso in questa stagione tanta esperienza e sono diventati più esperti per tutto quello che è successo. Non era una stagione normale. Penso che per un'altra squadra basta per 3-4 anni lo che è successo da noi. Per quello penso che la squadra è diventata più forte con tutto lo che è successo. Aspettiamo naturalmente in questa fase di poter dare buona risposta nel campo. E come sempre vogliamo, non parlare fuori dal campo, sino parlare nel campo e portare nel campo tutto lo che aspettano i nostri tifosi di noi. Io non temo niente, io ho gran fiducia in mia squadra. Trapani farà su partita, come la faranno non lo so, non so se sia un gioco lo che sta facendo allenatore di loro o lo vogliono fare così, non mi interessa, voglio stare concentrato a mia squadra che sta bene preparata per la partita. Mia squadra sicuramente, no sicuramente, sono 100% sicuro che darà tutto nella partita di domani. Come lo faranno loro è la cosa di loro e non posso influire quello, posso influire lo che farà mia squadra. Sì, penso che siamo nella strada giusta, non solamente con il modulo, penso che il modulo, con ogni modulo si può vincere, perdere, pareggiare, e lo che importa è l'atteggiamento dei nostri ragazzi, non ha mancato mai o in poche volte, ma queste sono cose normali in un campionato che dura 10 mesi senza interrompere, che possono tenere qualcun giorno che non sono al 100%, però penso che questi ragazzi hanno sbagliato pochissimo questa stagione e sono sicurissimo che in queste fine della stagione sono tutti motivati, tutti pronti per dare tutto e tutti con gran voglia di entrare nella storia di Spezia. Questo lo vogliamo fare, vogliamo essere la squadra che ha fatto la storia. E siamo tutti molto motivati per quello. Invece io devo chiedere, mancano appunto 6 partite e mi sembra che 4 sono siano in casa, se non sbaglio. Ecco, domanda scontata, però insomma ci sta. Che peso può avere il picco? Può essere un guardo d'aggiunto? O giocare così tanto in casa può essere un peso perché magari fa più sicuro? Ma penso che nel picco abbiamo avuto un supporto dei nostri tifosi incredibile. Nel questo campionato, quando siamo stati nella terra, i tifosi hanno alzato la squadra e per quello penso che dobbiamo sfruttare il nostro campo, dobbiamo sfruttare i nostri tifosi in questa fase di campionato dove forse quando le forze non sono tante, la importanza dei tifosi può essere determinante. Noi, come la società e tutti chi lavoriamo per la società, abbiamo dato in questa stagione una importanza ai tifosi grandissima, la che si meritano, e tutti insieme, sono sicurissimo che tutti insieme possiamo arrivare all'obiettivo.
De Las Cuevas Bakic non sono alla disposizione. Il resto, Ciuria che tanto tempo è infortunato, il resto starà Gianetti che non sa. Gianetti non è a disposizione, non vogliamo rischiare niente in questa fase del campionato e preferisco darle qualche giorno di più di riposo per dopo tornare più forte, possiamo tenere bisogno di lui e di tutti i ragazzi che forse rischiando potrebbero stare, però non vogliamo rischiare nulla. Datkovic sta a disposizione, Datkovic non ha fatto lunedì, martedì e dopo mercoledì è stato allenandosi con la squadra e può essere alla disposizione della squadra. Vedremo domani, però penso che Krzic, quando ha avuto l'occasione di giocare nella posizione che è sua, in 4-2-3-1 d'esterno destro, penso che lo ha fatto bene, lo ha fatto meno bene quando ha giocato in 3-5-2 di terzino, lo ha fatto sempre bene, anche la partita ultima, ricordiamo la partita di Catania dove è entrato bene, la partita contro Varese sempre ha dato un impulso alla squadra e se merita l'opportunità di giocare penso che domani giocherà lui nella posizione di esterno destro.